Siamo con Dario Borgato, capitano del Lupi Settimo. Partita complicata, siete passati in vantaggio, loro vi hanno recuperato, poi vi hanno schiacciato, vi siete difesi anche abbastanza bene, poco pericolosi davanti. Sì, hai detto tu, partita complicata, era diciamo uno scontro salvezza a questo punto della stagione, tosta, loro bravi, sono stati bravi a fare il loro gioco, veloci, tecnici, ci hanno prestato molto alti, noi non abbiamo trovato le contromisure, un po' al rientro dalla sosta, siamo ancora in fase di rodaggio, un po' qualche assenza, avevamo la panchina corta e qualcuno dei nostri si è sacrificato, è venuto, è entrato e non era al 100%, però dobbiamo fare di più sicuramente. Si è vista una squadra anche leggermente in difficoltà fisica rispetto agli avversari? Hai ragione anche su questo, perché un po' l'età media inizia ad avanzare, quindi lo zoccolo duro è un po' invecchiato e tiene botta, però non è facile. E come dicevo, sì, dopo la sosta appunto un po' dei nostri hanno bisogno di tempo per recuperare le energie e tenere anche dal punto di vista fisico, ecco. Prossima partita incontrerete la Baggese, sicuramente una partita complicata contro una squadra di vertice, però all'andata alla fine era arrivata una vittoria. Sì, qua nel calcio la palla è rotonda, tutto può succedere. All'andata siamo stati bravissimi noi e loro forse erano ancora non al top al completo, ora sono una squadra molto temibile, sono lì fra le tre che si giocano il campionato, quindi sarà dura, però sai, sono quelle partite che non c'è bisogno di motivazioni, cioè giochi contro una delle più forti, quindi verrà da sé, daremo tutti il 110%. Ultima domanda ti chiedo, siete state una delle migliori difese nonostante una classifica un po' deficitaria. Cosa si può fare per migliorare invece la fase offensiva? Sì, tutta la squadra deve fare di più, perché la fase difensiva non è solo merito del portiere o dei difensori, ma tutta la squadra, anche gli attaccanti che si sacrificano, però serve qualcosa di più dal punto di vista tecnico, quello che oggi è mancato e ci ha fatto soffrire tanto, però lavoreremo duro su questo aspetto come sempre. Grazie mille, è stato gentilissimo, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.